Forse è stato l'eroe della vittoria a Cantù. Quindi è quasi un premio questo. Si è meritato la seconda partenza in tutta della sua carriera, mentre intanto Jelovac mette la Barzaioli, buona scelta da parte di coach Rino Sacripanti. La palla viene fatta circolare dai pugliesi, palla sotto per Cedric Simmons che prova a girarsi, l'appoggio di destro. Jelovac è un punto di riferimento importante, e veramente ha fatto dei progressi enormi, diciamo che lui per Scottinelli e per Simmons che tenta uno contro uno, soltanto Ferro per Jonathan Gibson, il rimbalzo però è di Simmons, quindi Brindisi ha un'altra occasione per poter attaccare. Il fattore di sottocanestro potrebbe essere sfruttato parecchio comunque dalla squadra brindisina, visto che Caserta è un po' leggerina sotto. Infatti altro appoggio, Mano Gentile scarica fuori per Domenico Marzaioli, tenta di dare palla sotto per Stefan Jelovac che vuole l'uno contro uno, si aiuta col braccio, mano sinistra e la sua azione è l'azione di Stefan Jelovac. Palla Scotti Reynolds che finora è stato abbastanza assente da questa partita. Scotti prova a scaricare fuori per Claudio Ondoia che tenta la conclusione. Sì, per rompere questo tipo di difesa. Mi duole dirlo, ma fondamentalmente non abbiamo un pivot, visto che... Era giusto, era logico tutto. Entrerà al posto di Marzaioli, certamente. Sì, per allungare un po' il quintetto, intanto Jelovac prova ad appoggiare, c'è il fallo che vuole l'uno contro uno con Matteo Formenti, scarico fuori per Jelovac che ha spazio per il tiro da tre punti, solo Ferro, il rimbalzo Reynolds e panchina Gibson, sta veramente facendo di tutto il possibile, scarico fuori per Ali Begovic, seconda tripla sbagliata, però Simmons riesce a strappare il rimbalzo, solo Jelovac è andato in... Non ha fatto Fuchs perché anche se da due punti ha messo dentro un bel tiro. Per la colpa nel caso sempre di Jelovac che prova l'appoggio e si fa perdonare subito Giuliano Maresca, Casetta riparte. Gentile si arresta da tre punti in tiro, Giancarlo, doppia cifra. Certo, Stefano è diventato proprio una realtà. E intanto ancora per Reynolds che è tornato in campo dopo tempo in memoria, si arresta da due punti, tiro cortissimo, palla per Jelovac che blocca poi per Mordente che prova la tripla, primo Ferro però recupera il rimbalzo, palla a Jelovac, ancora il palleggio. Brindisi però non vuole tirare, palla per Simmons, non è la sua mattonella quella, si vede, la palla rimbalza sul Ferro, quindi palla di nuovo per Caserta. Mordente preferisce aspettare, Jelovac prende posizione, si appoggia, sì, e c'è di nuovo Puls, scarico fuori per Matteo Formenti con la palla che si rimpazzate di passi, giochicchiano lui e Jelovac, palla fuori ancora per il serbo che prova la conclusione cortissima, però c'è il pass, palla fuori per Jelovac, poi Jonusas che dà dentro per Jelovac che supera l'avversario, poi però sbaglia l'appoggio, ne sbaglia un altro, stoppato Caserta, 7 secondi sul cronometro, Gentile prova la penetrazione dentro per Jelovac, la stoppata irregolare che ha fatto comunque veramente bene fino ad ora. Primo attacco è per la Enel Brindisi con Simmons con Dio di Mavraides, poi di nuovo ancora per il numero 7 bianconero, palla dentro per Jelovac che vuole l'uno contro uno, la palla...
velocissimo, il secondo fallo in Italia.